Andiamo avanti con i ricordi comunque principali, ma legati a Sofia, ecco. E mi sa che andiamo adesso a raccogliere un'altra chiave, per forza, l'avevo annunciato. Nella missione scorsa mi sono sbagliato, succede. Ed è in alto, uffa. Ma è difficile arrampicarsi qui. E cazzo. Non mi dire che anche questa volta non è così, eh. Non posso sbagliarmi tutte le volte, raga. Ancora più in alto. E cazzo. Va bene, zio, va bene. Non è il punto più alto, credo, questo. Io penso che il punto più alto sia Galata, appunto. Segni e simboli parte 1. Ok. Ho capito. Ho capito. Va bene. Va recuperato il libro. Ma noi, siccome siamo studiati, facciamo esattamente questo. Questa è l'unica cosa sicura di Assassin's Creed. Quando c'è, sai che ti puoi buttare giù. Che tra l'altro non aveva neanche colto il carro, ma vabbè. Vi ho infastidito in qualche modo, messer. Certo. Ok. Libro nascosto sottoterra, vabbè. Ok, beh. Sempliciotta, dai. Voglio lasciarvi con questo bel tramonto. Bellissimo. Prossima missione di segni e simboli, o come si chiama? Qua praticamente è il circo massimo di... o la piazza Navona di Costantinopoli. Ok. Cerchiamo di farli tutti insieme, ragazzi. Simboli del polo, l'ippodromo. Ok. Comunque il podromo era anche sia Piazza Navona che il Circo Massimo. Cosa fai? Vabbè, quello che gli pare. Già trovato così. Boom. Carro di fieno di qua. E ce lo andiamo a recuperare. Obelisco di Teodosio. Ok, 400 fiorini. Noi li chiamiamo fiorini anche se non sono quelli. I simboli del polo, l'ippodromo. Altra missione per i libri, ragazzi.
Se magari sono riuscissi a arrampicarmi sarebbe una bellissima cosa, grazie. Poi frammenti li raccatteremo, tranquilli. Ok. Eccoci un altro. I simboli de Polo, l'acquedotto. Potrebbe essere quello. Yes. Vabbè ragazzi, sono missioni... Mi dispiace chiamarle ridicole perché sono molto belle, però... Dai. Ok, deprediamo. E l'acquedotto è completo. Andiamo avanti. Sempre più in alto. Non ne dovrebbero mancare tante alla fine. Non lo so, voi lo sapete meglio di me perché vedete il video è già pronto, ma io non ne ho la minima idea. Non ricordo niente di questo gioco. Nonostante l'ultima volta l'abbia giocato, penso, nel 2020, ma non ricordo niente. Comunque, Chiesa 1. E poi Vlahovic, battuta di merda. Quello per forza? No. È lì. Yes. Uno più semplice dell'altro, raga. Non mi morire. Ok. E Chiesa I se ne va. Bruttissimo. Altra missione libro. Sempre nelle cime di questa città. Che in realtà, rigiocandola anni dopo, non avendo l'ossessione di Firenze, cazzi e mazzi, me la sto dannatamente godendo di più. E sapete cosa mi piace? Niente da dire. Tutum, tutum, tutum. Eccoci. Galata, anzi Galata. Dovrebbe essere quello? No, di solito è per terra. Anche io sono un coglione che... lo vado a cercare chissà dove è quello per forza. Sì. Rimpiango le discese stile Assassin's Creed Valhalla che tu tieni premuto e fa da solo, passo per passo. Quello un pochino le rimpiango in questo momento qua. Forse è l'unica cosa bella di Assassin's Creed Valhalla. Sorry per chi gli piace, ma io la vedo così. Cioè, chi si è spolpato questi episodi qui fino al midollo non può piacergli Valhalla, dai. Ok, anche Galata se ne va. Andiamo a fare un'altra missione per i libri. E anche qua andremo, credo, penso e spero, abbastanza in alto. Esattamente così. Bene. Via. I simboli de Polo, Chiesa 2. Evito di fare la battuta che ho fatto precedentemente. Sarà quello no? Sarà questo sì. Che cagata. Ok, giù di qui. E deprediamo.
Easy peasy. 100% di sync. A posto. Andiamo con un'altra missione per i libri. Siamo ormai, come ben vedete, quasi alla fine. Questa volta è l'obelisco a farci da protagonista. E allora, in alto, eccoci qui. I simboli dei polo e il foro del bue. Così imparo anche i luoghi più importanti di Istanbul. Sarà lì, secondo me. Sì, per forza. Boom. Potete anche farmi uccidere brufoli. Adesso non mi interessa farmi uccidere brufoli. Comunque, 400 soldini e un altro portato a termine. E come ha detto Sofia, eccoci alla colonna di Marciano per... Io credo sia l'ultima missione libri. Io non vorrei sbilanciarmi tanto quanto costa comprarla, che magari ci avessi soldi la comprerei volentieri. Vediamo quanto costa. 28.000, cazzo, per 3.000 non riesco a prenderla. Peccato, vabbè. Quello lo prendo dopo e noi saliamo. Segni e simboli, parte 2. Dovrebbe essere l'ultima missione libri. Io credo sia qui. Yes, raga, primo tentativo. Questo è l'ultimo libro. Gli ultimi progressi in fatto di medicina, alchimia e interpretazione. Il principe Alberto. Immagino che vi sia un folle in ognuno di noi. Ah, sicuro. Ok, ah, lo prende da solo, perfetto. Settecento soldini. 100% di sincro e le missioni dei libri a questo punto sono finite, perché andiamo a controllare sul DNA. No, ne manca una. Ah, però vedi, io sono distratto e ne manca una. E ne manca una, andiamo a fare adesso. Andiamo a raccogliere, ragazzi, l'ultimo libro. Questa volta già azzeccato, lo so che quella missione è lì, perché in altre missioni mi ero sbagliato. Ho detto, devo raccogliere l'ultimo. In realtà era il ricordo di Sofia, perché l'iconcina per me è la stessa. È stato molto... Bisogna arrampicarsi fino sopra, ecco, l'albero maestro della nave. Oh, è davvero insolito. Così. Ok. Alto, no. Da dove ci si arrampica? Né che... Cazzo ci arrivo, raga. Ok, adesso ha senso.
bene così. I simboli di Apollo all'arsenale, ovviamente. È rimasto solo quello, ragazzi. Vediamo dove ce l'hanno chioccato. Io penso qui, per forza. Esatto. Se io mi buttassi tipo in acqua, in acqua. Oh, ok. Avevo paura. Andiamo a raccogliere il libricino. Ma come può un uomo fare queste cose? Col cazzo. No. E tutte le missioni libri, ragazzi, sono ufficialmente portate a termine.